Sanità Toscana, per tramite del direttore generale dell'area vasta nord-ovest, annuncia che investirà 3,8 milioni per rendere la tecnologia più evoluta all'interno della sanità nell'ambito della trasmissione delle immagini diagnostiche. Ci riferiamo a radiografie, TAC, risonanze magnetiche. È un annuncio, di fatto si tratta del solito modo un po' bizzarro di gestire la nostra sanità, che noi critichiamo e sulla quale siamo molto preoccupati. Già negli anni scorsi sono stati investiti ben 100 milioni per informatizzare in maniera adeguata i sistemi di trasmissione delle immagini diagnostiche. Ci chiediamo come mai questi 100 milioni di fatto siano stati un flop, cioè siano stati una spesa che non ha dato nessun tipo di esito serio rispetto all'obiettivo che si erano proposti. E a oggi questo investimento di 100 milioni è risultato insufficiente fino a dover richiedere e investire altri 3,8 milioni. Ne chiederemo conto attraverso due interrogazioni. Una per capire dove sono andati a finire questi 100 milioni, l'altra per capire se davvero c'era bisogno di investire ulteriormente in un mercato che sappiamo i costi sono molto più contenuti.